Il mercato si è appena concluso, sappiamo benissimo come è andato a finire, abbiamo... Il mercato si è appena concluso, come ci ricorda questa email, e adesso dobbiamo andare a giocare, perché da adesso in avanti questa è la rosa, questi sono i giocatori e questi ce li porteremo avanti fino alla fine, fino all'ultima giornata di campionato, fino all'ultima giornata di Champions. La classifica è chiara, parla chiarissimo, guardate, siamo a più 4,37 dal Bayern Monaco secondo, dal Borussia Mönchengladbach secondo, più 8 su Schalke e Bayer 04, rispettivamente quarti e quinti. La nostra squadra titolare è questa, abbiamo un brutto infortunio, abbiamo un giocatore che è fuori praticamente fino a fine stagione, dobbiamo contare su Harry Kane e su Sadio Mané. Chi non ci crede può andarsene al canale esattamente in questo istante, io voglio il double campionato e Champions League. Non sarà facile, assolutamente, dobbiamo andare a giocare la prima partita che troviamo dopo il mercato invernale contro il Darmstadt, circa. Una squadra non troppo in salute, è 14esima, all'andata tra l'altro avevo detto che aveva il simbolo della Fiorentina ed era appena morto purtroppo Davide Astori e qualcuno mi ha detto che non dovevo permettermi di dire una cosa del genere. Questa è benzina. No, no, io mi do fuoco, no, se papà. Voi, se lei... Siamo in casa, quindi ovviamente una gioia ai nostri tifosi che sono venuti allo stadio. Oddio, questo telefono, dobbiamo assolutamente dargliela. Weigl amministra subito il pallone e usciamo con Angel Gomez, subito numero, e poi serve Kimmich, il nostro nuovo acquisto, dentro così per Sadio Mané, ancora Sadio, vuol far andare Kimmich, è sempre veloce Kimmich, eccolo qua Joshua, ancora mantiene il possesso della palla e poi prova a crossare con il mancino per Harry Kane, che gran intervento, che gran cross, che gran colpo di testa, ma che gol abbiamo trovato, dopo 6 minuti, subito in vantaggio, con il nostro bomber, il nostro terzino destro, che crossa con il mancino, è stata veramente una marcatura inaspettata. Ecco qua, sterza Kimmich, poi guardatelo con il mancino, non il suo piede, Harry Kane di testa, becca la traversa, becca il palo, la butta dentro, il portiere non può farci niente, è imprendibile, è quasi nel set, un colpo di testa fuciloso, ecco dietro Cuadrado a quanto pare che esulta insieme al nostro mister e noi siamo subito immediatamente in vantaggio per 1-0. Sadio Mané può andare subito dentro così da Harry Kane che lo aspetta, Harry Kane riesce a dare la palla a Sadio Mané in aria, l'angola e becca il palo, aperto troppo il compasso, palla ancora nostra con il tacco fuori per Götze che può tirare e non riusciamo a fare il 2-0 per un millimetro. All'indietro, Bartra, apre tutto su Milinkovic che si è aperto, ancora Milinkovic, va, passaggio filtrante per Angel Gomez, prova a saltare l'avversario e a prendere metri, subito Angel Gomez che porta il pallone, ancora Angel Gomez, vuole dare dietro al terzino, stava arrivando di tutta corsa Guerreiro vuole andare a saltare, in anticipo ce la fa, eccolo qua, ancora una volta Weigl apre ancora tutto su Kimmich vede Angel Gomez che si propone, prova a dargliela di prima, la palla è ancora qua perché Kimmich la va a prendere, con il tacco, serve Sadio, ancora Sadio, in area, mantiene il possesso, va giù, non è calcio di rigore. Non capisco cosa stia facendo il gatto e perché Mané per terra. No, ragazzi! Anche Sadio rotto no, Anche Sadio rotto no, E invece sì, ci tocca. Il gatto cosa stai facendo? Sta impazzendo. Ah, mi tocca proprio giocare con Munir. Il problema è che adesso, se è un infortunio grave anche per Sadio, è un disastro. Mi tocca anche ridargli il pallone. Cioè, incredibile, la palla che va fuori. Esce Sadio per infortunio. Insieme a Sané abbiamo tutte e due gli attaccanti esterni veloci fuori uso. Ancora Angel Gomez, il nostro angelo, dentro così. Vai, vai per Munir, perché non la stoppa Munir? Munir era una palla facilissima. Angel Gomez, ancora, largo così, per Mario Götze. Dentro a cercare Harry Kane, va a cercare Munir. Ecco, la prima palla che tocca, questa qua, quella effettiva. Perde anche questa, ok. Verticalizzazione, Angel Gomez, ecco qua, Harry Kane, ancora Harry Kane che va a cercare Angel Gomez che può entrare. Angel Gomez prova la serie di finte e poi la serve a Munir che trova il gol del 2-0, la terza palla toccata, le prime due sono andate male. E poi Sadio Mané, anzi che, ma magari Sadio Mané non esiste praticamente più. Angel Gomez con una serie di numeri riesce a saltarli tutti, gliela appoggia lì. Lui è mancino, la tira di destro, trova il gol, sono contento così, ma sono anche molto, molto, molto preoccupato. Perché giocare con Munir per il resto della stagione sarà veramente un problema. Harry Kane vuole sfidare tutti apertamente, allora raga su Guerreiro, a strada, anche velocità, può prendersi il campo, tanto loro vogliono attaccare e quindi stanno un po' più in su. Harry Kane che parte da dietro addirittura, ancora Harry Kane che apre su Guerreiro, ancora Guerreiro vuole darla all'indietro per Harry Kane, era bellissima, era perfetta. Harry Kane dentro per Munir, che deve isolarsi, ancora Munir, bravissimo a rientrare, può servire questo pallone a Mario Götze, allarghiamo il gioco su Guerreiro, prendiamo spazio, prendiamo velocità e profondità,
ancora Mario Götze vuole aprire tutto per Kimmich, suo compagno, sia nella Germania, sia adesso al Borussia e sia prima al Bayern Monaco. Ancora Mario Götze allarga tutto, Guerreiro, siamo entrati negli ultimi 15 minuti di gara, ancora Guerreiro, porta palla, sempre Guerreiro, va all'indietro da Angel Gomez, Harry Kane non va a riempire l'area di rigore, allora noi dobbiamo farla girare per farli uscire e cercare il gol del 3-0 che chiuderebbe definitivamente l'incontro. I nostri terzini che palleggiano, verticalizzazione fallita. Harry Kane ancora va a cercare Garcia tra le punte, tra le linee, ancora Garcia, allarga tutto su Tagliafico, Tagliafico un bel mancino, può crossare, eccolo qua, messo in mezzo per Harry Kane, anzi no, era Milinkovic-Savic, la palla messa fuori, Garcia se la va a prenderla, stop, non è dei migliori, allora Garcia deve inseguire, riparte ancora una volta al Darmstadt, è uno degli ultimi minuti, una delle ultime azioni di gara, ancora Grobstutter che se ne vuole andare, la palla che viene rallentata, ancora loro che ormai non ci credono più, due gol di scarto in 5 minuti, sono praticamente impossibili da recuperare, allora Weger recupera lui la palla, dentro per Götze, verticalizzazione, Harry Kane spalla alla porta, serve così Munir che resiste alla carica, affida a Mario Götze, può appoggiarci ancora Weger, ancora largo, ancora per Kimmich che può salire, insieme anche a Munir che vuole tagliare, ancora Munir, non la va a perdere. Non ci credo, io volevo il 3-0 perché mi piace sempre fare 3-0, è il risultato più bello del calcio. Ancora Rugani in anticipo e ancora noi, Milinkovic-Savic, dentro così a cercare Harry Kane, attenzione, ancora Garcia, Harry Kane non accompagna più l'azione, è abbastanza stanco, allora dentro per Tagliafico, i due nuovi entrati, Tagliafico la mette sul secondo proprio per Harry Kane, calcio d'angolo. Götze, ancora Garcia, 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 va al cross, c'è Milinkovic che fa la sponda alla torre, la palla che viene allontanata, non c'è il 3-0, finisce 2-0, ha segnato i nostri due attaccanti, abbiamo avuto un infortunio bruttissimo, ma i tre punti li abbiamo portati a casa lo stesso, e sicuramente quello conta tantissimo, ma perdere Sadio Mané, adesso andiamo a vedere per quanto tempo, sarà veramente un tornaconto difficile. 3 mesi, praticamente torna a marzo, diciamo che non è stagione finita, ma... sarà un periodo molto molto lungo e con poche alternative là davanti. E ora saremo molto 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 offensivi. Guerreiro va a fare l'esterno alto, come voleva fare già dall'inizio. Angel Gomez va a fare l'esterno di destra. In tutto questo ci guadagna praticamente Tagliafico. Dobbiamo andare a giocare contro il Colonia. Questa volta sarà una trasferta. Loro giocheranno con la maglia, direi quella rossa. Noi con quella nera, che è veramente molto 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 bella. Dico la mia, sarà molto interessante vedere se con gli esterni saremo in grado di giocare una buona partita o se sono destinato ad avere praticamente sempre il rombo o comunque un uomo tra le linee. Sono curioso, molto curioso. Dentro subito per Harry Kane, in verticalizzazione c'è Milinkovic che la va a prendere, la lascia lì però. Tagliafico copre bene, allora c'è Mario Götze che può portare palla, ancora Götze, largo per Guerreiro che chiede l'1-2, eccolo qua, servito, concretizzato, Harry Kane glielo serve, ancora Guerreiro che rossa con il mancino, con l'esterno, quasi la trivella di Quaresma, e poi fuori, Weigl, va da Milinkovic-Savic, dentro per Harry Kane, in qualche modo arriva il portiere. Burki vola, la palla che becca il palo, beccano un palo incredibile, quest'1-2, poi il terzino, Burki non ci arriva. Palo esterno, fuori. Mario Götze va a cercare Harry Kane, che però è da solo, è isolato, e allora largo così da Guerreiro, che anche lui deve far salire i compagni, perché sennò è una guerra contro i mulini a vento. Ancora Guerreiro prova ad attraversare tutto il campo e a sfidare gli avversari. Harry Kane gli dà la palla di ritorno, ancora Guerreiro che sterza, la mette dentro così, a porta vuota, e ancora qui Angel Gomez la becca di testa e trova il gol dell'1-0. Quanta confusione, ma l'idea, il concetto era perfetto. Guerreiro che sterza, li salta tutti e poi Harry Kane che va a prendere l'1-2 dopo averlo dato ancora prima al suo compagno numero 7 Guerreiro, che sta facendo una gara di alti e bassi. E poi chi se non Angel Gomez, il nostro angelo preferito, che riesce a trovare il gol dell'1-0, il nostro giocatore, la nostra scommessa stra super vinta, e anche altro, la becca di testa, il portiere era fuori dai pali, il terzino non ci può arrivare, e con quel ciuffo in più, con quella pigliatura anche un po' strana da angioletto, trova il gol dell'1-0. Grande Kevin Costant, quarto gol in Bundesliga. Bellissimo il taglio, bellissimo l'1-2, capisce tutto Bartra, perché loro hanno fatto un tocco in più, uno di troppo, eravamo già tagliati fuori. Milinkovic-Savic vuole aprire tutto su Tagliafico, perché ha visto che l'avversario non riusciva ad arrivare sul pallone. Ancora Tagliafico, serve Weigl, il nostro geometra di centrocampo. Ancora Milinkovic, vuole tornare indietro, Rugani, ancora Tagliafico. Gestiamo la palla dal basso per farla arrivare in alto, ecco qua, bellissimo numero, bellissimo per Super Mario Götze, che vuole andare sul secondo palo, ancora a cercare Angel Gomez, ancora Guerreiro che va saltare, perde il duello. Harry Kane difende la palla, spalla la porta e poi dentro così per Angel Gomez, bellissima. Angel Gomez la tocca più volte, aspetta i compagni, chiedono 2, partono tutti, allora proviamo a dargliela,
Ancora anche il Gomez che la mette giù con la testa, bellissima per Kimmich, che può crossare sul secondo palo per il Super Mario Ghost. Arriva Harry Kane! Il palo ancora una volta, dopo quello di Sadio Mané nella partita precedente. Il 2-0, non sa da fare, bisogna prendere il palo. Ma che super azione abbiamo fatto. Stratosferica e bellissima. Poi la palla che è ancora nostra, la viene a prendere Tagliafico. Dentro per Weigl, ancora Weigl, va larghissimo da Kimmich. Ha visto che riesce a crossare bene, il piede è educato, è ancora dentro per Kimmich, che la vuole rimettere per Harry Kane. Poteva addirittura tirare, provare la fucilata con deviazione. Bartra, ancora Bartra, verticalizzazione, a cercare il nostro numero 9. Ancora Harry Kane che si prova a girare in un fazzoletto, non riesce. La stoppa Milinkovic, la mette giù e guadagna anche metri con lo stop a seguire. Diawara, verticalizzazione, a cercare Harry Kane, ancora lui però è da solo. Diawara all'indietro, ancora Diawara che nella realtà ha regalato la vittoria al Napoli contro il Chievo all'ultimo minuto, mettendo ancora la parola ininterrotto lo scudetto, può essere ancora tutto da giocare. Allora Diawara ci prova proprio come contro il Chievo e becca il palo anche lui, non possiamo andare sul 2-0. E poi scrive la parola ininterrotto, ma cosa vuol dire? Fuori la Diawara, prova ad allargare tutto, a cercare Tagliafico che può salire, ancora Tagliafico all'indietro per Diawara, una mossa molto intelligente, ancora Diawara che porta palla, dentro così, di prima, a cercare l'inserimento di tutti, Weigl, il tiro, la tira addosso al portiere, la palla è ancora qua, Weigl, alla Cristiano Ronaldo. Peggio però, 1-0, siamo riusciti a vincere anche questa partita, 6 punti in questo episodio. Io comunque sono super soddisfatto e mentre vado a fare l'allenamento vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento qui sotto nello spazio dedicato, perché presto arriverà un nuovo episodio della carriera che sta arrivando verso la sua conclusione. Lo so, tutte le cose belle prima o poi finiscono.